Ciao a tutti ragazzi di YouTube. Oggi vi voglio parlare di una nuova notizia, ma indovinate di che cosa tratta? Sì, Sony che copia. A quanto pare la PlayStation 4 ha qualcosa in comune con il Nintendo Wii U. Gli darei due schiaffi a questi della Sony se non la smettono di copiare. Comunque, ora vediamo, leggiamo insieme la news e vediamo di commentare anche varie immagini sui brevetti depositati da Sony. Allora, leggiamo la news. VirtualBit è andata a scavare negli archivi dell'ufficio brevetti americano e ha scoperto un particolare documento risalente al 2010, registrato da Sony su un dispositivo che ricorda da vicino il controller di Nintendo Wii U. Dietro la stringata descrizione Position Dependent Gaming 3D Controller and Handheld as Remote, pare in effetti celarsi una tecnologia simile a quella presentata da Nintendo per il controller della nuova console, in grado di fornire un'interazione con uno schermo TV simile a quella vista nelle ultime demo di Wii U, con angoli di visuale differenziati e possibilità di ricevere ed inviare dati. Tra le varie caratteristiche, pare ci sia anche la possibilità di creare e personalizzare avatar e farli muovere dipendentemente dai movimenti dell'utente. Come sempre accade in questi casi, l'esistenza di un brevetto o di un documento di registrazione non significa assolutamente che il dispositivo sia effettivamente in sviluppo, potrebbe semplicemente trattarsi di un'idea su cui Sony si è voluta tutelare dal punto di vista legale. In ogni caso, i riferimenti a Wii U sono più che altro suggestioni, derivati dalla descrizione e da alcuni disegni preparatori. Allora. E beh, porca puttana, è vero che queste foto che ora vi farò vedere, è vero che non è detto che vengano sviluppati, ma solo per tutelarsi, per far vedere che fanno qualcosa. Comunque è vero questo, però è possibile che qualunque cosa che questi gli venga in mente la vanno sempre a scovare dagli altri. Ora per giunta io ho letto commenti nei siti. Perché siccome qua la notizia dice che il brevetto risale al 2010, la Wii U ha copiato addirittura la PS4, perché la Wii U è stata presentata nel 2011. Ma ora secondo loro la Nintendo l'ha fatta in un anno la console, il brevetto del Wii U è stato depositato nel 2007, quindi suonare di merda, non rompete le palle. Allora, come possiamo vedere nella prima figura abbiamo un controller che assomiglia a un telecomando, cosa che però mi sembra strana che sia il controller principale, visto che abbiamo una freccia al centro, nessun analogico, quindi probabilmente ci sarà in accoppiata sempre il DualShock o comunque un altro controller, perché mi sembra molto strano che si possa giocare con questo controller. Sicuramente l'avranno creato per usarlo in 4-5 giochi che sfrutteranno penso pochissimo, tanto per fare un'invenzione. Poi anche notare la forma della console, che è comunque molto simile alla Play 2. Questa è la prima immagine, c'è anche una telecamera, probabilmente può essere anche lei Toy o una nuova, non lo so io. Andiamo avanti con la prossima fotografia. Ecco, qui si può vedere un'interazione tra due controller, vabbè, non dice niente. La terza è quella, diciamo, principale, quella più significativa, visto che penso sia più o meno come fa il controller Wii U, che girando a 360 gradi il controller si può vedere la zona intorno a te, e questo fa vedere in più, quindi una cosa in più rispetto al Wii U, che inquadrando per esempio una persona si riesce a farlo, a trasformarlo, non lo so, quasi si vede un robot. Beh, comunque, questo è tutto.